benvenuti sulle memorie di Raziel. Io sono Raziel e questo è il primo video di unboxing che facciamo. Allora, oggi mi è arrivato il pacco che io attendevo e che ho preordinato sul sito di Amazon il giorno 3 settembre 2014. Oggi è il 25 maggio 2015 e finalmente mi è arrivato il pacco. Il pacco di cui andiamo a fare l'unboxing è la Collector Edition per PC di The Witcher 3 Wild Hunt. Devo ringraziare per questo il signor Luca Vicentini, il brand manager di Bandai Namco, che un paio di mail abbiamo scambiato perché non sono riuscito a prenotare questa collector che io voglio assolutamente, questa collector, e quindi dovevo averla, né sul sito di GameStop, e ho anche degli amici al GameStop che saluto, ciao Sam, ciao Marco, ma non sono riusciti a prenotarmelo, né su un altro sito di videogiochi che c'è qua a Milano, tipo Game... non mi ricordo, comunque, che me l'ha detto Luca Vicentini, ha detto chiama tutti e vedi se ce l'hanno. Nessuno ce l'aveva, tutti per PlayStation 4 o per Xbox One. L'unica cosa è che io non ho né la PlayStation 4 né l'Xbox One. Perché non te la compri? Adesso c'è l'offerta che te lo danno insieme. Oh, adesso l'ho comprata, adesso passiamo a fare l'unboxing. Eccolo! Che poi non ho capito perché mi è arrivata sta scatola grossa così. Ecco, aspetta che... avviso una cosa al signor Amazon e vi faccio vedere che è di Amazon sto pacco, perché sennò uno non ci crede. E allora vedete, leggete qua, dov'è Amazon, qua, vabbè. La scatola esterna è più grossa di quella interna. Adesso non so come hai fatto il pacco, ma se è un pelo sgraffiato o qualcosa del genere, vengo in Amazzonia e sei finito. Ok, ma c'è da fidarsi, Amazon è affidabile. Quindi apriamo il nostro temperino qua, come volete chiamarlo. Cacchio, ma è duro lo scotch Amazon, no? Ok, ok, e uno. Ok, due lati. Ok, adesso per comodità e perché non mi vedete lo metto un attimo appoggiato vicino a me. Chiudiamo il coltello dalla punta non arrotondata, avrebbe detto Giovanni Mucciaccia. No, le forbici la punta arrotondata. Ok, e apre. Ah, perché hanno messo la protezione, hanno messo, fighissimo. Aspetta, minchia, è una matriosca. Oh, la scatola è una scatola. Ok, questo che cos'è? Carta, quindi la scatola di Amazon che io, aspetta, wow, conserverò, perché io le scatole le conservo tutte. Ecco, allora qui c'è scritto 4 DVD più CDA, che non so che cos'è, PC The Witcher 3 CDA, non so che cos'è, vabbè. Apriamo. Allora, ok, uno, due, e tre. Vediamo. Poi vi racconto una cosa. Smetto, sono emozionato, c'è il cuore a 8000. Dal 13 di settembre che ce l'ho ordinato. Aspetta, riesco a infilarci le mani, no, non dirmi che devo rompere la scatola, non voglio romperla. Possiamo metterla al contrario, mettiamola al contrario, vai, mettiamola al contrario, aspetta. La scatola, di nuovo nella scatola. No, ha
poi devo fare un ringraziamento a Rulof. Vi invito a iscrivervi al canale, che ve lo metto in descrizione, perché è un genio e sono riuscito con i suoi video a costruirmi una lampada per fare luce. Collector Edition PC DVD ROM. Questa è enorme, ma soprattutto è pesantissima, eccola. Perfetto, allora, qui andiamo a vedere, scusate, che cosa propone la Collector Edition. Qui invece c'è scritto che dentro c'è un grifone, Geralt affronta un grifone. Perfetto, perfetto, e questa è la continuazione. Allora, vediamo. il mondo non ha bisogno di eroi, ha bisogno di professionisti. Diventa un Witcher, uno degli ultimi cacciatori di mostri di professione, trova la fanciulla al centro di una profezia e dotata di un potere immenso in grado di distruggere il mondo intero. Attraversa regni devastati dalla guerra e uccide creature leggendarie, esplora città brulicanti di corruzione e salpa per isole incontaminate, abitate da marinai guerrieri. In un mondo che scivola nel caos, le tue azioni faranno la storia. Per me, The Witcher, Andrei Sapkowski e tutto il team della CD Projekt Red e tutti quelli che hanno partecipato alla creazione del gioco, per me hanno già fatto la storia. E poi vi farò vedere una chicca che non me l'aspettavo, piangevo quando l'ho letto. Quando ho visto una cosa in questo gioco, piangevo. Poi ve lo racconto. Ecco. Allora, passiamo all'apertura. Allora, da quanto ho capito... Ah no. Ecco, c'è bisogno sempre del nostro temperino, della punta non arrotondata. Volevo conservare pure lo scotch, quello tondo, perché mi piace un casino che chiude bene. Ok, però questa volta lo devo tagliare. Perfetto, tagliato, adesso non ci serve più e lo posiamo. Secondo me il lato da apri, cioè il lato dritto è qua. Vediamo. Ci sarà pure sotto, vedete? Sì, perfetto. C'è anche sotto lo scotch, quindi se siete riusciti a prenotarvi questa collector, vi dico che si apre anche da sotto con lo scotch, dovete togliere. Allora, ok, poi vi spiegherò la mia passione per i coltelli, che ne ho di tutti i tipi, e vabbè, quella è un'altra cosa. Allora, come la Collector Edition del 2, la carta di fuori è uguale a quella che c'è sotto, cambia quasi niente, e l'appoggiamo qua. Ok, perfetto. Adesso vediamo come aprire mamma mia. Mamma. Ragazzi, io voglio. Allora, voglio. Io non so se è stampato o scritto. No, è stampato. No, è stampato. Ah, si vede però che è stampato. È stampato, ma mi sa che queste sono tutte le firme di chi ha partecipato alla creazione del gioco. Questa è una cosa di immenso valore, secondo me. Ma stico, questa la devo... Vediamo. Allora, questa ve la devo proprio riprendere. Queste sono tutte le firme di chi avrà fatto il gioco, comunque partecipato alla creazione di questo gioco. Io li ringrazio e gli do un abbraccio a tutti. Ecco. Perfetto. Oh, passiamo all'apertura vera e propria della scatola. Eccoci tornati, voglio. Ma era caduta la lampada e quindi ho dovuto raddrizzarla, ho fatto un taglio. Eravamo rimasti all'apertura vera e propria del pacco. Allora, per comodità hanno messo due alette. E vaffan bagno cuscino, che cacchio. Scusate, ma
ho messo due alette per tirarlo fuori. Wow! Ma per tirare fuori questo! Guardate quanto è grosso! Non so cosa sia! Non so come si apre! Ah, questo è l'artbook! Quello da 75 milioni di pagine! Sicuro! Guarda, guarda! Si sfila così un lato! Si sfila! Vai! Anche l'altro! E dentro troviamo l'artbook! L'artbook! Che cosa ho visto sotto l'artbook? Allora, l'artbook, diamogli una sfogliata veloce senza aprire del tutto le pagine, perché io sono molto delicato. In italiano, oltretutto, prologo e introduzione in italiano. Il gioco inizia nei pressi di un villaggio temerario che a prima vista sembra un luogo idilliaco tra cile azzurri e frutteti in fiore, eccetera, eccetera, eccetera. Mamma, che belli! Paesaggi fantastici, la libera città di Novigrad. Mamma mia, signori, questo qui è uno spettacolo, non è un artbook, questo è uno spettacolo. Poi profuma di buono, poi profuma di buono ed è una cosa bellissima odorare i libri. Poi guarda, qua piango, perché? Quanto cacchio è grosso? Questo è il gioco vero e proprio. Saranno due DVD. No, sono quattro DVD, perché qui c'è scritto Game Disc 1, 3 e poi Game Disc 4 e le soundtrack. Io le soundtrack già le ho, perché dopo vi spiego. Dopo vi spiego il perché. Allora, a parte quello, c'è questa cosa qui che è uno... Eccolo qua, come potete vedere è proprio per 2, 4, 6 DVD. 6 DVD, perché 6 DVD? 6 DVD, scusa, 1, 3, 5, vabbè, perché non potevano farlo da 5, mi sa. Non lo so, comunque questo qui, io ho visto anche lo Steelbox della PlayStation 4 e c'è un solo DVD. Come potete vedere, qui dietro c'è raffigurato e qui davanti ci sono raffigurati i vari protagonisti, tipo c'è Geralt, ci sono dei mostri che secondo me sono dei Wraith, penso, e poi vabbè c'è Geralt con il re e c'è la Witcher donna, che non vi dico come si chiama, perché lo vedremo, farò un gameplay su questo videogioco e lo vedremo insieme. Questo qui è bellissimo, a parte tutto che se potete vedere questo mostro qua è Geralt che è qua, quindi questo mostro è Geralt che è qua. Nella sede della CD Projekt Red, dove io sono stato, e poi vi spiego che cosa è successo appena finiamo questo unboxing, hanno una statua di lui che uccide questo mostro, che adesso secondo me è un Wraith, però non ve lo so dire. Chi conosce i mostri di The Witcher, magari di The Witcher 3 proprio, potrebbe dircelo nei commenti qui sotto, eccetera eccetera eccetera. Allora, io poserei tutto nella scatola un attimo. Ok, questo e questo. L'artbook no, perché adesso io devo prendere una cosa che è fantastica ed è oh, aspetta, ed è questo, il medaglione del lupo da Witcher, della casa del lupo. Andiamo a vedere com'è fatto. A parte che pesa, secondo me, tipo 85 kg, ma è bellissimo. Wagyu è bellissimo, guardatelo,
È bellissimo. Guardate, guardate che adesso gira, adesso gira, adesso gira. È fantastico. Dietro non è pieno, è cavo, è bellissimo. Proviamolo. Mamma mia, oh, quasi quasi Geralt mi sento, quasi, guarda. A parte che c'ho il pizzetto e non c'ho i capelli, quasi Geralt mi sento, guarda. Trrr, vibra, igni, pff. Ok, questo dovevo farlo, scusate, ma questo dovevo farlo. È fantastico. Gli occhi, no, non ci sono, sono in metallo. Questo qui è fantastico. Allora, rimettiamolo a posto, perché questi qua sono oggetti che vanno tenuti veramente con molta... Ok, e rimetto anche l'artbook a posto. Allora, ho rimesso l'artbook, quindi ho rifatto la scatola. Rimettiamo anche questo qui a posto. Uno, a posto, due. Ok, ma le sorprese non sono finite, perché come sapete la Collector Edition, aspettate che mi metto... Oh, adesso sì che sono io. Ok, la Collector Edition mica finisce qua. La Collector Edition è composta soprattutto dalla statuetta, dalla statua di Geralt che ammazza un grifone. Ed è contenuta, vediamo se hanno fatto una cosa intelligente. No, perfetto. Oh, allora, sarà contenuto... Mamma mia! Allora, a parte che questo è vuoto, vi faccio vedere che è vuoto e lo appoggiamo qua, ok? Vi faccio vedere! Hanno intagliato il polistirolo! Guardate, guardate! Guardate! Mamma mia, Guagliuma, questa è bellissima! Questa è la Collector Edition del millennio proprio! Del millennio! Altro che il casco di Halo o lo zainetto di Crysis, questa è la Collector Edition del millennio, secondo me. È fantastica. Allora, furboni loro, hanno messo lo scotch che noi, prendendo il nostro taglierino, il mio coltello, un Virginia Blade, chiamarlo taglierino. Dritto, ok, riportiamolo dritto, ok, e apriamo a parte che, mamma mia, questo è stato pitturato veramente a mano, proprio come... Allora, vediamo. Qui troviamo... Oh. Qui troviamo la spada di Geralt, che è la spada col simbolo del lupo, quindi la spada in argento, perché giustamente sta uccidendo un mostro, un grifone. Qui c'è scritto "This bag is not a toy". Ok, tenere lontano dalla portata dei bambini, praticamente, perché questo qui è, non è un giocattolo, c'è scritto. Infatti è una spada d'argento, così. Ok, eccola qua, perfetto. La lasciamo un attimo sulla PS Vita, che non serve a niente, praticamente, se non a giocare a Borderlands ogni tanto. Allora, questa è la coda del grifone. Sì. Questa è pittura proprio a mano, cioè, si sente proprio l'acrilico. No, perfetto, preciso. È così pitturato a mano che prima di farvi vedere la statua vi faccio vedere dove era contenuto, che praticamente è diventato marrone il braccio di Geralt. Allora, lo posiamo qua. Ok. Allora, questa è la statua ancora impacchettata, adesso andiamo a
con tutta la delicatezza del mondo a prenderla, a parte che pesa mezzo quintale. Ok. Ah, ecco, c'è scritto, vediamo, c'è scritto The Witcher 3 Wild Hunt, Geralt battling a griffin, The Witcher is a trademark, eccetera eccetera, sculpted by udoc.eu. Facciamogli pubblicità perché è stato veramente un genio. Guardate, adesso la completiamo con la coda del grifone, che va così. E con la spada di Geralt che va c'ha un senso per quello devo no, che va così secondo me. Ok, no, perché va al contrario, infatti. Perfetto, perfetto. Allora adesso qui potete ammirare Geralt qua con la sua spada, la coda del grifone e il grifone. Perfetto, perfetto. Io spero soltanto che non si veda scuro questo video. È perfetto, è perfetto. Geralt con la barba, anche io, guardate, anche io. Ed è magnifico, è veramente magnifico. Quindi, adesso andrò a spiegarvi che cosa è successo a Varsavia nella sede della CD Projekt Red. E magari in accompagnamento vi metto anche delle immagini del gioco mentre io scopro, perché erano le 2 di notte, era tipo l'una e mezza, le 2 di notte di 3 o 4 giorni fa, perché era venerdì sera era. Io ho comprato un PC nuovo. Il PC nuovo ha una scheda grafica molto potente, la Titan X, la più potente per quanto riguarda il mondo Nvidia. E la Titan X, quando l'ho presa praticamente e ho installato, cioè e mi hanno installato il primo driver, uscivano le pubblicità che se compravi la GTX 970 e 980 ti regalavano Batman e The Witcher 3, tutte e due, Batman Arkham Knight e The Witcher 3. Io ho aggiornato giovedì il driver grafico di Nvidia e mi è uscita la scritta tu hai l'arma, inizia la caccia, una cosa del genere. E io faccio un attimo di sbandamento. Come io ho l'arma? Io vabbè, ci clicco sopra e mi regalavano la copia di The Witcher 3 Collector Edition digitale, quindi c'era l'artbook, c'era la colonna sonora che vi ho detto prima, io già ce l'ho, c'era ci sono i personaggi di carta costruibili, componibili, ci sono un sacchissimo di roba e c'è il gioco. Io ho iniziato ad urlare, ad andare fuori di testa giovedì sera, così in casa, ho chiamato la mia fidanzata, guarda WhatsApp, perché gli avevo mandato la foto del coso, tu hai l'arma, quindi adesso inizi la caccia, una cosa del genere, scarico il gioco, che sono 6 parti più la ex di partenza, quindi l'installer.
una volta scaricato lo installo e purtroppo era venerdì, io tramite il controllo remoto del PC avevo lasciato il PC acceso, tramite il controllo remoto avevo visto che aveva finito, installo il gioco, una volta installato dico è venerdì, devo andare a casa della mia fidanzata a mangiare, quindi ci giocherò domani. Però il sabato io dovevo lavorare, il sabato è 2 giorni fa, quindi il 23, avrei dovuto lavorare e infatti ho lavorato. Quindi sono tornato a casa per tipo, non lo so, era mezzanotte e mezza, una cosa del genere. Mezzanotte e mezza avevo già spento il computer da remoto e dico, ma io non, no, non lo accendo, va, non lo accendo. Lo accendo, però poso la giacca, clic e schiaccio il tasto di accensione del PC, che io ringrazio Aneka 3, e parte, vedo che c'è The Witcher 3, l'icona, adesso dico, no guarda, imposto soltanto la grafica e basta, accendo The Witcher 3, imposto in italiano prima di tutto, chiudo il gioco e lo riapro perché volevo vedere il video iniziale che poi vi farò vedere perché facciamo un gameplay su questo gioco e quindi ve lo faccio vedere proprio dall'inizio, quindi video iniziale e tutto. Praticamente parte il gioco, parte con il tutorial. Vabbè, facciamolo, i comandi sono simili ma non troppo al 2. Infatti mi viene un po' difficile, devo riabituarmi, adesso ho giocato tanto tempo a tipo a Lords of the Fallen ma usavo il joypad dell'Xbox 360 e quindi mi devo riabituare con la tastiera. E allora, arrivato a un certo punto, io dico vabbè, facciamocelo sto tutorial. Tutorial, inizia la storia. Inizia la storia, vabbè dai, vado in un punto di salvataggio. Il punto di salvataggio, i punti di salvataggio ci sono. E a quanto so io, premetto, ho messo la difficoltà più difficile, che adesso mi sfugge il nome perché era appunto l'una di notte e non me lo ricordo, però usciva la scritta sotto per folli, vabbè, però a me piace, mi piace la sfida, mi piacciono queste sfide, quindi io ho messo la difficoltà più più difficile, più grande di difficoltà. Come Wolfenstein c'era la difficoltà Uber, io ho giocato tutto Wolfenstein The New Order in Uber ed è fantastico perché praticamente l'esperienza di gioco è tutta un'altra cosa. Infatti appena ho iniziato, dopo il tutorial, che dovevo uccidere 4 ghoul, sono morto. Ma sarò morto tipo 3 volte. 4 ghoul. Che io nel secondo li guardavo e morivano da soli praticamente. A parte che mi devo riabituare ai tasti, secondo me hanno incrementato ancora di più perché il secondo l'ho giocato a livello dark, proprio a livello ultra difficile, per sbloccare le varie armature e spade. E che cosa ho fatto? Ho ucciso questi 4 ghoul e Vesemir, se voi conoscete la storia sapete chi è Vesemir, che mi accompagnava in questo videogioco. Al contrario del secondo, puoi andare a cavallo e soprattutto è un open world e quindi puoi girare come vuoi tutte le zone di questo mondo, della mappa. E Vesemir mi ha detto, allora continuiamo sulle tracce di Yennefer, e io l'ho seguito, siamo andati a cavallo e l'ho seguito e siamo andati in un villaggio che si chiama Biancofrutteto, una cosa del genere. Vabbè, entriamo nella locanda di questo Biancofrutteto, già veniamo accolti male e la continuazione del tutorial, perché dovete sapere che The Witcher, essendo un open world, poi essendo un GDR, voi dovete tanto dialogare con le persone. Poi voi avete una barra della salute che
invece di rigenerarsi soltanto con le pozioni o cose del genere, o con la magia, dovete anche mangiare o bere, e parte della salute, della stamina o quello che è, si rigenera più in fretta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la prima parte di tutorial, dopo il tutorial di combattimento che fai all'inizio, è la parte del commercio. Io che cosa ho fatto? C'è pure salta il tutorial, però io l'ho fatto, ho detto vabbè, vediamo, sarà uguale all'altro. Vado, ho detto vabbè, compro il pane, passando col mouse nel magazzino della oste, perché è donna, sono passato su una bottiglia di liquore e indovinate che cosa c'era scritto? C'era scritto limoncello di Nilfgaard. E lì ho veramente pianto, ho fatto una foto, sono andato su Messenger di Facebook, ho trovato The Witcher, gli ho mandato un messaggio privato con scritto, e adesso vi spiego perché, con scritto, vediamo se riesco a recuperare il cellulare. Di nuovo, allora io gli ho mandato la foto che potete vedere qua. Che cosa stai facendo? Allora, io gli ho mandato la foto che potete vedere qua, e se volete ve la faccio anche vedere, vediamo di ingrandire sulla scritta. Come potete vedere, qui c'è scritto proprio limoncello di Nilfgaard. Ok? E io ho scritto a loro: "Hello everyone, I have seen that you have entered the limoncello, tra virgolette, as a beverage. There is like what I brought you." No, scusate. "There is like what I brought you?" Una domanda. "Thanks so much for everything. See you soon, Nicola." Che sarei io? Allora, praticamente gli ho scritto: "Ciao a tutti, ho visto che avete messo fra i beveraggi, fra le bevande, il limoncello, tra virgolette, come quello che io ho portato a voi." E poi vi spiego perché. E poi, "Grazie mille, ci vediamo presto, Nicola." E The Witcher mi risponde, qua potete vedere la risposta, c'è scritto: "Very similar. You might have inspired us." Cioè, potresti averci ispirato. E lì un altro pianto, proprio così, lacrimoni avevo. Poi vabbè, gli ho scritto che la prossima volta vi porto un'altra bottiglia, eccetera, eccetera, sono felicissimo, eccetera, 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 piango per la felicità, Nicola. Adesso vi spiego la storia. Io, l'8 di dicembre del 2014, sono andato con la mia fidanzata a Varsavia. A Varsavia c'è la sede della CD Projekt Red e noi siamo andati il 6. L'8 era l'ultimo giorno che stavamo lì, quindi a mezzogiorno e mezzo avevamo l'aereo per tornare in Italia. E vabbè, ci siamo persi, io e la mia fidanzata, però dovevamo per forza andare, assolutamente andare, perché era importantissimo per me andarci. E poi vi spiego anche il perché. E qua non ho pianto io, ma pianto la mia fidanzata. Io sono andato in Jagiellonska, in via Jagiellonska. Questa Jagiellonska però è lunga, e c'è prima del ponte, quindi nella città, e oltre il ponte, dove c'è la zona industriale, perché Varsavia è attraversata da un fiume, e quindi c'è la parte, guardando la cartina, la parte di sinistra
è prima del ponte, quindi la parte di destra, quindi voi dovete vederla così, prima del ponte, oltre il ponte. Noi abbiamo preso il bus perché c'è un'applicazione fighissima della Polonia per i bus. Abbiamo preso il bus e siamo andati in Jagiellonska nella parte di industriale. Arriviamo in Jagiellonska, niente, ci siamo persi. Entro in una vetrina dove c'era una che faceva tipo l'assicuratrice, una cosa del genere. Poi lì non parlano inglese, o tedesco, russo o polacco. Arriviamo là, guarda, ci siamo persi, noi dobbiamo andare a prendere l'aereo, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ci aiuta, ci fa vedere sul Google Map, eccetera, eccetera, che dove ci eravamo persi. E ci dice, vedi che tu dovevi andare qua prima del ponte. Vabbè, allora andiamo al bus, perché c'era un bus che ci poteva portare indietro. Andiamo al bus e io faccio, guarda, però io ci volevo andare, che peccato, qua là, la tiravo per le lunghe, poi vi spiego perché la tiravo per le lunghe. Alla fine, questa signora, vediamo che questa signora arriva con la macchina e dice, guarda che non dovete prendere questo bus, dovete prenderne un altro, ci dice, ci fa capire. E noi facciamo, ah grazie, grazie, e io da buon terrone faccia di merda gli faccio, ma ce lo chiamerebbe un taxi? E lei, oh sì sì, lì gentilissimi, io adoro la Polonia, gentilissimi tutto. Allora io gli faccio il numero, gli do il telefono e lei, ah ma già glielo scavo, che poi non è arrivato questo taxi, è un'altra cosa, però lei ha fatto di nuovo il giro e è tornata nel suo ufficio là. Aspettiamo 10 minuti, un quarto d'ora, non arriva. Ah, non arriva il taxi, perché va, mi passa davanti un taxi. Io, come dici Willy Smith, ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collaudato. Ho fischiato, ah, taxi, Poverino, stavo andando a casa, stavo portando la moglie che è rimasta alla fermata dell'autobus, lui stava mangiando nel taxi e dice, e questo tassista che io adoro e si chiama Kowalski, si chiama Kowalski, che io dico alla mia fidanzata, guarda come si chiama sopra la licenza, guarda come si chiama Kowalski, ci accompagna alla sede. Allora, eravamo rimasti che io, da buon terrone, alla CD Projekt Red, con le lacrime agli occhi, ho portato ai ragazzi che sono là, che non supereranno i 30 anni tutti, una bottiglia di limoncello fatto da me in una bottiglia intagliata. Io ho molta manualità con gli arnesi per intagliare il legno, il vetro, la pietra, eccetera, eccetera. Ho un Dremel con la penna e tramite questo oggetto con la punta diamantata ho inciso il simbolo, per farvi capire, questo simbolo qua, aspetta che non si vede, questo simbolo qua, i tre graffi, non si vede, porca mannaggia, i tre graffi li ho incisi nella bottiglia e gliel'ho consegnata e gli ho detto, questo è un regalo per voi. E il tipo mi fa, ma è una bevanda gassata? E io gli faccio, no no, this is a lemon liquor, in Italy this is cioè praticamente gli ho detto, questa qui è una bevanda dopo pasto che è un lemon liquor, un limone, un liquore di limoni. E loro hanno detto, ah sì sì, va bene, grazie, grazie mille, e ce la berremo quando uscirà il gioco. Vabbè, niente, poi come vi ho detto, più di me si è emozionata la mia fidanzata, perché io nella sede della CD Projekt Red, lo diciamo, ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi. E gliel'ho chiesto tramite una lettera che io ho scritto in italiano, che riguardava il gioco, riguardava, se voi avete giocato al 2, c'è quella bellissima
parte della storia d'amore fra Triss e Geralt nel giardino del elfico delle rose del ricordo, e io regalandogli una rosa immortale, e per questo ringrazio dove di solito le compro, in provincia di Bergamo, nel paese Albino, in piazza del comune, c'è un fioraio che adesso non mi ricordo il nome, però se andate là, piazza del comune, è l'unico fioraio, penso, che fa angolo, che vende le rose stabilizzate, che sono rose che non muoiono mai, praticamente sono trattate con la glicerina e non muoiono mai. Non era la sua prima rosa immortale, ma a me ha fatto piacere dargliela poi con la lettera scritta in inglese, cioè scritta in italiano, tradotta in inglese, e devo ringraziare la mia amica, ex compagna di classe, Angela, grazie Angela, che anche se stava lavorando mi ha aiutato, e grazie mille, ne sono grazie, ecco, e gli ho chiesto di sposarmi. La storia praticamente diceva che Geralt regalava questa rosa del ricordo e non appassiva se l'avesse regalata al suo vero amore, oppure sarebbe appassita se non fosse stato il suo vero amore. E qui c'è il trucco, c'è un cheat, perché praticamente la rosa non muore mai, e quindi spero sia lei il mio vero amore, anzi ne sono certo. E vabbè, a parte questo, che spero che non piangerai mentre guardi il video, diciamo che gli ho lasciato questa bottiglia. Allora, come vi stavo raccontando, io era luna di notte, ho acceso il PC, ho fatto il tutorial, e c'era questa bottiglia di limoncello, limoncello di Nilfgaard. Io gli faccio la foto, gliela mando, loro mi dicono che io ero felicissimo, mi dicono che si sono ispirati a me, può darsi che si siano ispirati a me, io che gliel'ho portata, ma io ne sono felicissimo, c'è di Project Red. Questa per me è una grandissima fideiussione dei giochi, del mondo dei videogiochi. Guarda, io vi dico una cosa, voglio, io vi dico che se siete giovani, siete ragazzini, se siete, il divertimento dei videogiochi non fatevelo togliere da nessuno. Secondo me il divertimento dei videogiochi è una cosa che accompagna la felicità, l'adolescenza, l'essere bambini delle persone, appunto. Quindi con questo abbiamo concluso questo video lunghissimo, e io sono felice di avere il mio grifone attaccato dal buon Geralt di Rivia con la barba, e ringrazio ancora Luca Vicentini per avermi avvisato della Collector Edition di Amazon. Ringrazio Amazon per averla tenuta aperta un paio di ore, e niente, io vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete tanti mi piace se vi è piaciuto, se vi è piaciuta questa storia, queste avventure, mettete tanti non mi piace se non vi è piaciuto, ma spero di no, e voglio, ci vediamo al prossimo video, ciao voglio, ciao!